Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Lui è Learco Guerra Junior, che è il nipote della famosissima locomotiva umana, che ci presenterà il suo libro Era mio nonno, inserito, come vi ho detto, nella collana La coda del drago. Ma diamogli subito il microfono per presentarsi a tutti quanti noi. Buongiorno, buongiorno Learco, eccoci qua. Buongiorno Gianfranco, buongiorno a lei e a tutti voi. Eccoci qua, bella voce squillante rispetto alla nostra, che è un po' debilitata dalla mia, da una notte di festa. Michele, non so cosa credo. Ho dormito. Vi è andata bene, avevo la febbre fino a ieri. Ah, ecco, si è andata bene, dai. Allora, partiamo subito col parlare di suo nonno, perché ovviamente è il fulcro, è il soggetto principale della nostra mezz'ora di approfondimento. Via! Di questo Learco Antenore Giuseppe Guerra, ecco, ora che so il nome completo, lo dico. Sì, c'era un po' l'abitudine in quel di San Nicolò di dare vari nomi, anche altisonanti, per cui. E poi magari di storpiarli, rovinarli, e come dico io in uno dei primi capitoli, magari un Amilcare diventava Milcar, addirittura li cambiavo, un Alfonso diventava Alcide, facevano queste cose. Quindi mio nonno, sul nome fra l'altro del nonno c'è un po' una discussione costante, perché in paese lo chiamavano Leardo, che sembrava un po' più maschile, diciamo, ricordatevi che i tempi erano quelli del fascio, quindi c'era di questa essere donna teoria. Era un po' complicato a quei tempi, sì. Urco can, ragazzi, purtroppo sì. Mm-hmm. Niente, quindi lui nasce a San Nicolò, in questo paesino rivierasco del Po, e sì, fa il manovale nell'azienda del papà, e però insomma quando d'inverno la calce gela, lui è disoccupato, e quindi la passione, diciamo la vigoria fisica la sfoga prima nel calcio, e poi invece trova il suo grande amore sulla bicicletta, insomma. Quindi lui nasce nel 2, però questa cosa la realizzerà solo 27 anni dopo praticamente, contrariamente agli altri suoi coetanei che invece, avendo disponibilità economiche, potevano andare in bicicletta e fare il ciclista già a 20 anni, 22, insomma, anni prima dei suoi. Insomma. Certo, per cui possiamo dire che è diventato la leggenda che è grazie all'inverno, grazie alla calce che diventava impossibile da lavorare. Da lavorare, certo, sì, e poi grazie a un tandem col quale andava a lavorare insieme al padre a Mantova, quando c'era in costruzione l'ospedale che tuttora è l'ospedale di Mantova. Nella prefazione di Pier Bergonzi definisce il suo racconto una sorta di atto d'amore per il ciclismo, per Mantova e i grandi corridoi che l'hanno poi esaltata grazie ai tanti bei risultati ottenuti. Si riconosce in questa bella affermazione di Bergonzi? Sì, sicuramente, perché quando l'ho scritto e mentre lo scrivevo, io ho lasciato proprio libero spazio alle emozioni, ai sentimenti che mi suscitavano certi ricordi, e anche quello che mi suscitava ricordare appunto i suoi coetanei, Belloni, Bergamaschi, Girardengo, Binda, Marti, li ho incontrati tutti per fortuna, e quindi di tutti ho qualche ricordo, qualche testimonianza, qualche episodio che mi è stato raccontato, eccetera, e poi anche di quelli della seconda fase della vita di mio nonno sportiva, quella da direttore sportivo, che direi di più team manager, ecco. Quando ho incontrato Koblet, Gaul e Adorni, quindi sì, tutti i personaggi che hanno attraversato la vita sua, mia e della famiglia intera, insomma. Abbiamo corso in sette in bicicletta. Che hanno fatto storia inevitabilmente, no? Giusto? Ah sì, sicuramente. E anche ad Alberto, prima Scemma,
ci raccontava, non so se l'ha sentito, che un po' lei l'ha anticipato su quello che avrebbe un tempo dedicato a suo nonno come uscita della Coda del Drago, ma è rimasto entusiasta del modo col quale ha raccontato l'uomo, il ciclista e tutto quello che è stato poi la storia nel momento in cui è stato protagonista. Ma suo nonno è definito, lo chiamavano la locomotiva umana, perché? È un grande uomo di sport e particolarmente di ciclismo, è stato un precursore, era un passista molto potente ma anche molto agile, per cui questo appellativo che gli ha dato un giornalista, Valdo Cottarelli, gli si addiceva molto, perché come mi ha testimoniato Battesini, che ho avuto la fortuna di intervistare, lui si metteva davanti, faceva una tremenda andatura in pianura e il mantovano gli indormensava tutti, cioè li addormentava tutti, perché andava talmente forte che man mano dietro si staccavano, quindi la locomotiva umana, come spesso comunque veniva accostato anche appunto al treno, che è una costante del ciclismo, se lei ci pensa un attimo, molti ciclisti sono stati accostati all'immagine del treno. Beh, comunque chiaramente esprime e spiega la forza di suo nonno nell'essere così oltre e ben altro rispetto al resto che gareggiava, no? Giusto? Sì, infatti la locomotiva umana rimane solo lui ed è solo lui. Grande. Sicuramente, sicuramente. Come è articolato il libro nella sua completezza? Una ventina di capitoli. Sì. Con un'ottantina di foto, per lo più inedite, e con una prefazione appunto della quale devo ringraziare Bergonzi, direttore di Sportweek e vice direttore della Gazzetta, e poi è chiuso da una postfazione appunto di Adalberto Scemma, che mi ha dato un po' il là, perché io l'idea del libro ce l'avevo da sempre, ma non, diciamo, non trovavo lo stimolo per iniziare a farlo, a scriverlo, anche perché io poi sono un ragioniere, non è che non ho fatto studi classici, però insomma la mia professoressa di italiano è stata brava, mi ha insegnato alcune cose e quindi riuscivo a prendere anche 7. Come ha detto lui, ha acceso la fiammella anche in lei, che poi ha alimentato questa voglia di raccontare e farlo diventare libro. E sfogliandolo ho visto tante foto di repertorio, degli estratti anche giornalistici ed altro. Ma quanto tempo ha impiegato la realizzazione di questa opera, da parte sua? Direi tanto, perlomeno per me, perché ho impiegato 8 mesi di lavoro, nei quali ho veramente trascurato un pochettino la mia attività principale, che è quella di essere nel settore delle biciclette da sempre, e quindi ho fatto ricerche. Diciamo che nel mio studio si sono concentrati i resti del museo che era intestato mio nonno e tutte quelle cose che negli anni, diciamo in questi più o meno 50 anni, ho avuto modo di raccogliere. Beh, e quindi le ho rivisitate tutte. Bene. Insomma, emotivamente è stato pesantino, devo dire la verità. Poi dopo ho avuto anche l'aiuto di un paio di persone, quindi... Diciamo è stato un lungo percorso, dai, un lungo percorso, però che poi... Direi, se, però sono molto soddisfatto, lo dico chiaramente, sono veramente molto, molto contento. Porta alla realizzazione di un volume che comunque storicizza in maniera indelebile, perché poi il libro ha questo potere qua di restare per sempre, è bello averlo potuto fare in onore, in nome e in orgoglio verso suo nonno, Learco Guerra. Abbiamo con noi Learco Guerra Junior, che ci sta raccontando della sua prima creatura, perché poi è un'opera prima, quella che racconta di suo nonno. Il titolo era mio nonno, e stiamo raccontando le gesta e la storia di Learco Guerra, la famosa locomotiva umana. Ma lei prima mi ha detto che è ragioniere, io forse ho studiato male, perché io ho letto che lei invece è diplomato ISEF.
all'Università Cattolica di Milano? Successivamente, sì, ho fatto l'ISEF. Ho fatto l'ISEF, ma ne ho fatte tante, ma veramente tante in questi 71 anni. Ha insegnato nelle scuole medie mantovane prima di dedicarsi poi alle attività commerciali nell'ambito del mercato della bicicletta. Il richiamo era troppo forte. Immagino, è un richiamo di sangue inevitabile. Ma per lei cos'è il ciclismo? Dico sempre che ho una modifica del DNA. Nel mio DNA ci sono una ruota, se non due, insomma, quindi proprio ci sono nato dentro, ci sono nato, non lo so, fin da piccolino. Allora le faccio nel libro c'è una foto significativa. Avevo pochi mesi, avevo già la maglietta di Ugo Koblet addosso, un po' me l'hanno cucita addosso, ma un po' me la sono sentita proprio tranquillamente di portarla, senza problemi. E mai l'ho abbandonato, ciclismo. Provo a cambiare la domanda. Un ragazzino l'avvicina, un nipote adesso non lo so, comunque qualcuno di molto giovane che le chiede: ma perché dovrei appassionarmi al ciclismo? Cosa ha di più rispetto l'automobilismo piuttosto che il motociclismo, il calcio, il pallacanestro, chissà. Secondo lei, Secondo me sicuramente è l'unico sport che ci porta a contatto diretto con la natura. Questo sì, indubbiamente. Senza grossi come si può dire, ostacoli, nel senso che il ciclista c'ha una magliettina, un paio di pantaloncini, una bicicletta e va dove ne ha voglia. Certo. Compatibilmente purtroppo col traffico che adesso è veramente diventato molto pesante. Infatti mi chiedo spesso, Learco, se vogliamo giocare a calcio abbiamo il campetto, se vogliamo giocare a pallacanestro altrettanto, al tennis abbiamo il campo da tennis, la palestra o la piscina per il nuoto. E invece per la bici è stato sempre relegato un ruolo di passeggiata, una corsia preferenziale che in troppe città non esiste e che viene comunque limitato dal traffico, dalle grandi città, dove io credo che non esistano grandi corridoi nelle metropoli. Non ho preparazione nel campo, ma Milano piuttosto che Roma o Napoli o Palermo, ma forse più nelle campagne, nella provincia. È giusto questa considerazione o mi sbaglio? No, è una considerazione giustissima. Il problema grosso nostro è questo, e parallelamente è la mancanza di strutture tipo velodromi che consentirebbero almeno di accostarci agli altri sport con un impianto fisso e di fare quello che è uno spettacolo stupendo, come sono sempre stato per 6 giorni, per esempio, per dire. Altrimenti si aprirebbe ci sarebbe da parlarne per ora di questa cosa, francamente. Altrimenti, capisce, viene visto sempre come uno sport dalla domenica e molto spesso addirittura ad alto rischio, perché intralciano e danno fastidio. E questa è una cosa brutta di qualcosa che invece il ciclismo dovrebbe essere, come dice lei, il contatto con la natura e con quello che è di più naturale, cioè pedalare. Ma ha un peso o secondo lei è stato un vantaggio nella sua vita portare nome e cognome di un grande corridoio qual è stato suo nonno? Dipende sempre. È una situazione che ho vissuto a seconda delle circostanze, poteva essere un peso, poteva essere un vantaggio, a seconda anche dei miei momenti personali di vita lavorativa o familiare, insomma, poteva essere un peso o un vantaggio. Sicuramente quando correvo era un po' un peso, perché il raffronto era immediato e sicuramente io, pur essendo stato nazionale di ciclismo, non avevo ma nemmeno mi sognavo di averle minimamente le possibilità e le capacità di mio nonno, insomma. Un vantaggio quando vado alle poste, che magari mi guardano e mi chiedono appunto: ma omonimo, eccetera, 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 eccetera. Oppure quando mi prendono nei negozi di biciclette
E allora forse mi illudo di richiamare un po' più l'attenzione dell'interlocutore per il fatto che mi chiamo l'Arco Guerra. Quest'ultima parte è un vantaggio quantomeno, sì. Permette ancora di più di dire sì, sono il nipote del grande corridore. Tutto questo grazie a Edizioni 03, come faccio io sempre, chiedo all'autore che ospitiamo di raccontarci la sua esperienza con Edizioni 03, come ha trovato questo connubio, questa collaborazione, in piena libertà, se è positivo, negativo, se lo consiglierebbe o se addirittura l'ha stimolata a scrivere ancora dell'altro. Ci dica com'è stato Edizioni 03 per lei. No, è stata una grossa disponibilità da parte loro, anche dal punto di vista della stesura del libro, ho dovuto far correzioni, magari avevano già le bozze pronte per la stampa, siamo intervenuti in alcune imprecisioni, mi consentono di avere a disposizione uno stock di libri a seconda delle richieste, degli avvenimenti che stiamo mettendo in piedi e che sicuramente non mi aspettavo di fare, perché le dico senza falsa modestia, mi stanno dicendo tutti il libro è molto bello, presentalo qui, presentalo là, eccetera eccetera, quindi no, esperienza sicuramente positiva con Edizioni 03, con proietti sicuramente, e anche con Vittoria. Vittoria che qui che continua a essere un fulcro nel nostro programma, Michele, giusto? Vittoria. Anche di più, perché veramente è un assistente a tutto campo. Devo Artist dire. Assistant, gratis. Alessandro, il correttore di bozze anche, quindi veramente positiva l'esperienza. È una bella squadra che sì, dal sì. progetto poi fa diventare libro e poi si arriva qui, perché poi non credo che tutti... Anzi, le posso garantire, nessuna casa editrice poi investe anche nella promozione radiofonica, di stampa e quanto altro, e questa ne è la testimonianza più evidente di questo programma. E questa domanda è semplice, la faccio a tutti gli ospiti che vengono nel nostro programma. La risposta è un po' più articolata e le lascio lo spazio per rispondermi a perché dovremmo leggere il suo libro Era mio nonno. Vabbè... faccio conto di essere un oste, c'ho il vino buono. sì. Allora no, direi che ho cercato di fare un libro non tecnico sul ciclismo, perché ci sono altre cose, anzi recentemente Gregori e Pastonesi hanno fatto un volume dal titolo Grande Guerra, dove effettivamente prevale l'aspetto tecnico e minuziosamente storico delle vicende agonistiche di mio nonno. Non è nemmeno un romanzo, perché non volevo che fosse una cosa romanzata, ma volevo attenermi alla realtà dei fatti, alle esperienze, agli incontri avuti, eccetera. Okay. Ho cercato di fare questa cosa, mi dicono, ma anche ritengo io, con del coraggio, perché insomma... Ripeto, per me è la prima esperienza, non l'ho mai fatta, e quindi poi non penso che la verità sia sempre solo quella, è molto soggettiva, dipende se non è supportata oggettivamente da prove, quindi qui c'è la versione di molti accadimenti dal punto di vista di mio nonno, l'Arco Guerra, della nostra famiglia e di quanti ci hanno affiancato per più o meno tempo in questo percorso ciclistico, direi. Ma soprattutto se il suo principio, comunque il suo obiettivo era quello di ricordare e lasciare una traccia evidentissima di chi è stato suo nonno, credo che il libro ne sia la testimonianza più evidente. Noi siamo arrivati alla conclusione anche di questa seconda parte di Autore e Letture, e allora Learco Guerra Junior, io lascio lo spazio microfonico per salutarci e per invogliare tutti i radioascoltatori, incuriosirli alla lettura del testo Era mio nonno di Learco Guerra Junior, che è inserito all'interno della collana La coda del drago. Per incuriosirvi, per incuriosirvi, direi che sono riuscito a inserire cose che inedite completamente, tipo nella postfazione ad Alberto ha messo integralmente la registrazione che ho fatto dell'intervento di Gianni Brera al Panathlon di Mantova, e Gianni Brera è grande amico di mio nonno. Ho trascritto
intervista che io feci a Battesini quando lo intervistai anni fa, diciamo una cinquantina di anni fa, perché feci la tesi dell'ISEF sul ciclismo e ebbi l'opportunità di intervistarlo. Poi ci sono tre capitoli dedicati ai tre corridori di mio nonno, Koblet, Gaul e Adorni. Sì. Insomma, ci sono delle cose che ritengo non si trovino in altre sedi. Leggevo qui Casteldario, anche una citazione, il paese natio di Tazio Nuvolari, giusto? Ce n'è di cose. Sì. Riporto molti pezzi anche di alcuni giornalisti, scrittori dell'epoca, sia prima e dopo la guerra, che hanno appunto conosciuto mio nonno, ne hanno commentato le gesta, insomma. Sì, ci sono. Beh, Nuvolari poi era un amico di famiglia, immagino. Mio papà e i figli di Nuvolari andavano in ferie, cioè al mare insieme, anche con i figli di Girardengo. Quindi c'è una frequentazione. Chi è che guidava? Nuvolari. grazie Learco Guerra, che ci ha regalato un po' di storia che appartiene a suo nonno in questo 17° volume della collana La Coda del Drago. Grazie e alla prossima occasione, Michele. Io saluto anche i radioascoltatori, è finita anche questa puntata. E sono contento perché poi, come vedi, la cultura abbraccia mondi variegati e ci permette anche di fare tuffi nel passato, come è capitato con Era mio nonno di Learco Guerra Junior. Avete ascoltato Autori e letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03, ha presentato Gianfranco Iovino.